Ben ritrovati a questa nuova puntata di Chiesa di Casa. Oggi in studio con me Don Maurizio Compiani, biblista cremonese e incaricato diocesano per l'apostolato biblico. Benvenuto Don Maurizio. Grazie a voi dell'invito. L'abbiamo invitata perché il 23 gennaio la Chiesa vive la Domenica della Parola. Ci spiega un po' che cos'è, come è nata questa iniziativa. La Domenica della Parola è un'iniziativa voluta da Papa Francesco nel 2019, istituisce questa domenica e espressamente nella Perwit Illis, questo suo moto proprio, dice che lo fa perché tutta la comunità cristiana, il popolo di Dio, si concentri sul valore della parola di Dio. Questa eh, insistenza che il Papa eh, pone nell'istituire questa giornata, però, non è una cosa nuova. Cioè, questo tema dell'importanza della parola di Dio dentro la vita della comunità cristiana era già molto stata sottolineata dal Concilio Vaticano II, il quale insiste nella Dei Verbum perché non solo. I sacerdoti, i catechisti e coloro che direttamente hanno a che fare col ministero della parola, ma che tutti i fedeli si debbano, si possano e si debbano nutrire della parola di Dio e come dire del continuo rapporto con questa parola di Dio, in modo che vivifichi tutta la vita ecclesiale. Il tema di quest'anno suggerito dal Papa, beato chi ascolta la parola di Dio. Ecco, cosa ci suggerisce in particolare? Sì, eh, ogni anno viene dato come una sorta di slogan introduttivo eh, per questa domenica. Il Papa quest'anno ha scelto, ha eh, usato questo slogan, che si rifà in verità a una beatitudine del Vangelo di Luca, quando a un certo momento una donna eh, davanti a Cristo dice: Beato il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha lattato. E la risposta che viene data da Cristo è beato è piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la servano. Allora, nel testo del Vangelo si mette in chiaro, è come mettere in chiaro un diverso rapporto: cioè la donna proclama attraverso beato il grembo che ti ha portato, in qualche modo un legame di tipo naturale proclama questo della realtà di Cristo, un legame anche noi potremmo dire di tipo culturale, guarda la sua origine, è nato dentro questa donna e dentro questo popolo, la risposta di Cristo non nega questo, ma amplia la beatitudine, perché quando dice beati piuttosto coloro, sposta l'attenzione dal io al tutti e di questo ampliamento sottolinea un legame che invece non è semplicemente naturale, perché parla coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, è un legame di fede, centrato appunto sull'ascolto e sulla messa in opera della parola di Dio. Eh, il Papa, di questa espressione, di questa beatitudine che è particolarmente ricca, però, si concentra sulla prima parte. Ora, eh, non vorrei fare la dietrologia, però, provo a buttare lì, no? Eh, è come se il Papa ci indicasse una cosa, eh, la coerenza, cioè il mettere in opera la parola di Dio è fondamentale nella vita del credente, però è come se lui dicesse, bene guarda che però occorre stare attenti poi effettivamente a cosa metti in pratica. Questa messa in opera presuppone che dietro ci sia, ed è qui la sua attenzione, un ascolto della parola di Dio che sia attento e che sia fedele, altrimenti io rischio di mettere in pratica mie strategie ma che diventano unicamente mie strategie personali e non è e non mi lascio invece realmente nutrire da quello che la parola di Dio mi dice. O magari su alcuni aspetti poi che ha accennato tornerò dopo con qualche altra domanda, eh, mi veniva da pensare, stiamo vivendo questa Domenica della Parola in una settimana particolare, quella dell'unità eh, dei cristiani e forse un po' guardando la storia la tradizione protestante è, è, ha più familiarità diciamo, con il testo biblico, eppure ci diceva prima la Domenica della Parola, anche se l'iniziativa è recente, è il cammino della Chiesa, eh, già dal concilio appunto eh, porta a questa attenzione. Ecco, secondo lei, dal suo punto di vista, le nostre comunità ecco, che, che approccio hanno? C come siamo, a che punto siamo arrivati? Mm. Provo a suddividere la risposta adesso. Allora, eh, il fatto che la Domenica della Parola cada la terza domenica del cosiddetto tempo liturgico ordinario, quindi subito dopo Natale, all'inizio dell'anno liturgico, non è casuale, il Papa lo specifica. No? Perché di fatto questa domenica cade per noi quest'anno dentro la settimana della, di preghiera per l'unità dei cristiani e molto vicina. Quest'anno era il 17 gennaio, alla giornata eh, di preghiera per il dialogo tra cattolici ed ebrei. E è come dire: guardate, c'è una realtà che, che ci interessa come legame di fede ampio. E questa lealtà per tutti è segnata da un unico cammino. Un cammino che per la visione cattolica è posto la giornata all'inizio di un anno liturgico. Quindi è come dire, guardate, stiamo facendo tutti un cammino e questo cammino è proprio della comunità di fede, della, della comunità cattolica, che pone attenzione alla parola di Dio. Prima, fino al Vaticano II. Eh, noi venivamo da una tradizione che arrivava dal Concilio di Trento in un clima molto polemico allora nei confronti della Riforma protestante per cui eh, nel cercare di arginare alcuni aspetti eh, problematici di quella riforma il Concilio stabilisce un certo momento dei criteri di accostamento della parola di Dio senza forse del tutto rendersi conto delle conseguenze che avrebbero portato, di fatto, a una sorta di disaffezione nei confronti della parola, di distacco dalla parola di Dio. Eh, noi venivamo da una tradizione dove la fede era nutrita dalla parola di Dio, ma generalmente in modo mediato, unicamente attraverso la predicazione, attraverso forme di spiritualità particolari. Eh, il Vaticano II si rende a un certo momento, eh, grazie a una serie di riforme, ma come dire, va a sottolineare un fatto no? che la parola di Dio in verità non può non essere un nutrimento anche diretto per la comunità cristiana. E, e questo eh, capi, eh, fa capire eh, l'importanza eh, di aver stabilito addirittura una domenica co come segnale in questo anno. Eh, poi mi avevi chiesto: il secondo aspetto era. È un po' come le nostre comunità. Eh... Sì. Mh, come vivono questa realtà? Uh, io mh, guardo da, da realtà, diciamo così, esterno per certi versi, no? però come una sorta di panoramica. Se noi pensiamo a, dal Vaticano secondo ad oggi, io credo che bisogna riconoscere che è molto accresciuta una sorta di familiarità con la parola di Dio. Proviamo solo a pensare alla riforma liturgica, che nel momento che ha offerto appunto nella riforma che fa, davvero un ricco patrimonio di accostamento alla parola di Dio. Le letture, anche solo che ci vengono offerte la domenica, spaziano su tutti i testi biblici e nel loro accostamento spesso offrono una sorta di quasi di, di aiuto nella lettura, no? nei collegamenti tematici, nelle, nelle prospettive che offrono. E sicuramente ci sono state una serie di iniziative a vari livelli per aiutare a crescere e a conoscere la parola di Dio. Da molti anni esistono, non so, gruppi biblici, gruppi di ascolto sulla parola di Dio, eh, vengono fatte iniziative che si radicano o comunque che si rifanno a testi biblici, eh, incontri di preghiera, scuole della parola. Quindi, indubbiamente, la realtà cattolica si è mossa su una realtà, riscoprendo una realtà che per lei è stata una ricchezza. Eh, la familiarità, bisogna anche dire non nasce in poco tempo e soprattutto fa fatica a prendere piede quando è, è, nasce unicamente da iniziative sporadiche. Perché si radichi ha bisogno di trovare delle forme più stabili e eh, che non sono semplicemente moltiplichiamo le iniziative ma si tratta di trovare il modo, e questo è forse lo scoglio più grande che da, da diversi anni diversi studiosi hanno sottolineato, di riuscire a colmare quella frattura, superare quella fruttura che nei secoli si era formata tra quella che è la vita della Chiesa, la vita pastorale delle comunità e dei credenti e la parola di Dio, dove a volte la parola di Dio è sì un riferimento ma poi quando una comunità cristiana deve fare delle scelte, in realtà e concrete, si muove su logiche, a volte anche nella singola persona, nella vita, si muove su logiche che poco hanno a che fare con la parola di Dio. Questa vicinanza, il Concilio usa un'espressione, lo dice a proposito anche di questa frattura tra teologia e parola di Dio. Dice: guardate che la parola di Dio deve essere, usa l'espressione come l'anima. Eh, non quindi una cosa, ma il principio vitale che va ad animare ogni aspetto della vita del credente, sia personale sia comunitario. E questo è un cammino che chiaramente richiede, richiede tempo, richiede pazienza, richiede un dover continuo ritornare su questo premesse. Mi permetta, non voglio. Eh eccedere estremizzare, però in questa familiarità a volte si corre un po' il rischio eh, di cercare nella parola eh, le, le soluzioni, le risposte che ci fanno comodo, quasi per dire ah ma c'è scritto lì quindi posso, oppure l'estremo opposto, sì c'è scritto così, però poi dopo la vita è un'altra, ecco, secondo lei eh, come si fa, ecco, avere un approccio giusto, corretto? Allora, di difficoltà ce ne sono tante, no? una la cenavi tu, eh, un modo a volte, come dire, a volte utilitaristico dell'utilizzo della parola di Dio, cerco di spiegarmi, no? io sono un catechista, diciamo così, e ho, devo parlare di qualcosa, ho già in mente che cosa dire. Cosa faccio? Vado a cercare nella parola di Dio il versetto che conferma quello che io ho già in mente. Allora si comprende che io debba voglia cercare di, di far comprendere meglio un insegnamento attraverso questo. Ma se questo sistema è il sistema che diventa normale nel mio costarmi alla parola di Dio, questo significa che non è la parola di Dio che guida me, ma sono io che in qualche modo costringo la parola di Dio dentro i miei aspetti pregiudiziali. Eh, altri elementi. Eh, mi accosto alla parola di Dio, a volte succede, ma della parola di Dio io mi accosto a quelle pagine, tra virgolette, che a me piacciono. Altre pagine non le prendo in considerazione, è quello che una volta si definiva per il credente una sorta di coscienza a scacchiera. Eh, questa pagina va bene perché appunto mi conferma nelle mie certezze, questa pagina mi contesta o rende difficile alcune mie eh, volontà. E allora è come se la dimenticassi, se la tagliassi via dalla mia mente. Eh, come fare? La necessità di un rapporto continuativo. Questo è fondamentale. E il fatto che, oltre all'aspetto di accostarmi alla parola di Dio, secondo alcune domande che io mi faccio, lasciare che invece di accostarsi alla parola di Dio in modo libero. In che senso? Non si tratta semplicemente che la io devo scrutare la parola di Dio, ma io devo permettere alla parola di Dio di scrutare me, cioè di penetrare in tutti gli aspetti della mia fede e della mia vita. Questo vuol dire che la parola di Dio potrà parlare in modo più ampio rispetto alle mie certezze e alle mie sicurezze. Per cui un accostamento più assiduo, più completo, più ampio è lo sforzo che ha fatto la riforma liturgica, proprio in questo senso anche, no? ma anche a livello personale e comunitario sulla parola di Dio. Eh, sono i testi che mi possono anche far suscitare le domande, non semplicemente andare a cercare unicamente le risposte alle mie domande. Questo permette al credente, come dire, non semplicemente di leggere la parola di Dio, ma entrare dentro la parola di Dio. Padri della Chiesa dicevano. Che la parola di Dio è come la sposa con lo sposo, cerca il suo coniuge, cioè coniugo, no? Cerca di unirsi alla vita del credente. Se non avviene questo passaggio, se, se il passaggio è bloccato, la parola di Dio rischia di essere o solo un luogo dove io mi accosto culturalmente. Oppure diventa un approccio estremamente banale dove io dico la parola di Dio dice, ma in verità. Dico della parola di Dio solo quello di cui io ho già in mente volevo, volevo che dicesse. Spero di aver chiarito alcune cose. <ride> grazie, grazie Da Maurizio. Anche perché in questa discussione, in questo confronto, è nata anche qualche istruzione per l'uso, quasi possiamo dire così, eh, su come approcciarsi eh, alla parola di Dio. Il tempo se n'è andato. Avevamo qualche altra domanda, ma il tempo è già finito, magari la inviteremo un'altra volta per approfondire ancora. Grazie. Grazie ancora a voi. La nostra trasmissione termina così anche questa settimana, l'appuntamento è tra sette giorni. Arrivederci.